Signore e signori, eccoci qua trovati. Io sono Telenas, qua sempre affiancato dal carissimo Kerren. Siamo arrivati a quella che è l'ultima partita di questa serata. Siamo arrivati anche a una partita importante, perché vanno a militare quelli che sono i campioni in carica. Stiamo parlando di Campus Party Sparks, che saranno presenti contro i MOBA Rogue. MOBA Rogue che è un po' come accadde su Namek, tra le varie fusioni tra namecciani, sono reduci da un'altra delle fusioni che sono avvenute all'interno del PG Nationals. Vanno a fondersi con la sezione di League of Legends dei Cyberground e quindi vanno ad acquisire quella che è la loro formazione. Una formazione che secondo me promette tanto all'interno di questo split. Abbiamo parlato bene delle promesse che presentavano i Raccoon, e abbiamo appena visto i Raccoon riuscire a sconfiggere i Samsung Morningstars. Un'ultima parentesi sulla partita di prima, poi la accantoniamo e ci concentriamo su questa. Devo ammettere che la draft dei Samsung è stata tragica. Erano tutti troppo fragili. L'abbiamo detto proprio in apertura. Nel momento in cui abbiamo visto l'ultimo lock, eravamo tipo, chi dovrebbe tankare in questo team se gli altri prendono vantaggio? Spoiler, nessuno. Beh, Lux tankava di faccia. Allora, parlavamo comunque di composizioni, parlavamo di acquisizioni, parlavamo di fusioni. Andiamo a presentare i due team che vedremo oggi sulla landa. Con i MOBA Rogue dal lato rosso, con Glebo, Rulshan, Dr. Matt, Counter e Click, con una delle corsie inferiori secondo me più solide di tutto il torneo. Dall'altro lato invece Campus Party Sparks, che cambiano soltanto sulla corsia inferiore il supporto. Acid in corsia superiore torna, Robin in giungla torna, Libri in corsia centrale, Enz come di Carry, e abbiamo Efias come supporto, bentornato sotto il caro coach Cristo Efias. Se si parla di bottom lane solide, io non vedevo l'ora di vedere questa partita. Questa partita proprio c'è un riflettore gigantesco sulla corsia inferiore, perché stiamo parlando di Counter e Click contro Enz ed Efias. Sono quattro dei nomi autoctoni più prestanti. Enz no, effettivamente sono quattro dei nomi più prestanti in assoluto sulla scena nazionale. L'abbiamo visto anche più volte Enz nella scena nazionale, prima militare nei Forge, adesso militare negli Sparks, quindi comunque conosciamo. Corsia centrale, Dr. Matt contro l'Hybrid, due giocatori che ormai si sono sfidati in ogni salsa possibile, si sono sfidati penso in tipo ogni campionato che si sia visto, non lo so. No, ci sono stati degli split dove ancora l'Hybrid non era presente. Per quanto riguarda la giungla, abbiamo da un lato Robin, e Robin lo conosciamo. Sappiamo comunque che è un giocatore solido, con una champion pool che devi cercare di limitare in qualche modo, perché se lo lasci in zona full comfort, allora diventa difficile gestirlo. Non facile però. Contro Rulshan, che invece è una grossa incognita, perché Rulshan è un altro di quei giocatori che esce da una esperienza competitiva mediocre, ma con un grosso bagaglio personale. E la stessa cosa vale per Glebo all'interno dei MOBA Rogue. Di conseguenza abbiamo un comportamento superiore della mappa, che gioca sul comfort e la sinergia per gli Sparks, e che gioca invece sull'innovazione per quanto riguarda i MOBA Rogue. Sparks sappiamo che al loro interno abbiamo adesso la duplice top lane tra Acidi e Deidara, sarà Acidi a militare nella partita di oggi, sì. E anche per quanto riguarda la giungla, dove abbiamo la possibilità di inserire o Robin o Gine a seconda delle necessità. Allora, prima parlavo dei problemi dei Samsung nello scorso split e di come hanno cercato di risolverli. Penso che gli Sparks abbiano fatto più o meno la stessa cosa. Vado un po' più nello specifico su questo discorso, perché gli Sparks lo scorso split l'hanno portato a casa, sono i campioni in carica, sì. Quindi non è che si parli di problematiche all'interno dello split, si parla di problematiche in Europa. Gli Sparks abbiamo visto che la loro avventura all'interno dello European Masters si è conclusa con una serie di sconfitte dovute alla leggibilità della loro draft. L'Hybrid con Corki, siamo abituati noi a vederlo, sono abituati gli analyst internazionali a vederlo, e quindi hanno draftato di conseguenza. La stessa cosa valeva su ogni parte della mappa. L'inserire la dualità della corsia superiore, la dualità del jungler ed Efias in corsia inferiore. Efias, piccolo contesto, è penso il supporto con la più grande champion pool che esista in Italia, è in grado di giocare qualsiasi cosa, ha giocato competitivamente Ornn, Silas support, Serat,
gioca di tutto, ok? Gioca letteralmente qualsiasi cosa gli metti in mano. È il wunder della corsia inferiore. Corsia superiore, inoltre, la dualità è tra Asidi, giocatore tendenzialmente tendente a pick conservativi, e Deidara, giocatore tendenzialmente tendente al carry roll. Deidara, stiamo parlando di un giocatore che nel suo split uscente ne esce come il giocatore con il più alto numero di solo kill lungo tutta la stagione regolare. Quindi del potenziale sappiamo già effettivamente esserci, ma soltanto fatto crescere a modo. In tutto questo, gli Sparks penso che abbiano risolto completamente il problema della leggibilità. Hanno questo nuovo triplo paradigma di flessibilità, dove hai due top laner, due jungler e un supporto che può giocare qualsiasi cosa, e di conseguenza puoi permetterti qualcosa di più tranquillo sulla corsia centrale. Corsia centrale, apro una parentesi, Dottor Matt e l'Hybrid sono i due mid laner che per eccellenza in corsia centrale non hanno bisogno di risorse. Mangiano. Sì. Giocano semplicemente la loro. Tanto possono semplicemente lasciare al jungler la possibilità di gankare la top lane, la bottom lane, loro farmano, al massimo vanno ad aiutare se necessario, ma tendono a puntare su quei campioni che se la giocano tranquilla. Corki, Ryze in comune, la Zoe di Dottor Matt è incredibile. Parlando di Dottor Matt, alcuni dei suoi campioni tornano anche abbastanza in meta, perché abbiamo la possibilità di giocare Vel'Koz da parte sua. Lui era storicamente un bravissimo utilizzatore di Vel'Koz da potenziamento glaciale. Malzar per Dottor Matt è anche uno dei suoi migliori campioni. Abbiamo appena visto Malzar trionfare da parte dei Raccoon contro i Samsung. Quindi i giocatori a breve sono pronti. Vedremo se si entrerà in draft. Parlando della draft, sarà veramente difficile bannare. Io veramente bannerei i flex pick standard, okay, e non voglio rischiare nulla. Beh, più che altro, se per allora concentriamoci lato Mobarog sui ban che dovrebbero fare. Bannare Efias è maledettamente difficile. È impossibile. Robin, se lo tieni sotto controllo, ha comunque un jungler in più da sulla quale appoggiarsi, che comunque dà il suo contributo. L'Hybrid non ne vale la pena perché si arrangia con qualsiasi cosa, esatto, metti in mano. Banna Asidi. O Enzo Asidi. Asidi alla fine puoi sia Draven bannare nei confronti di Enz. Quello sì. Almeno quel ban sì. Spero di vederlo, perché sennò Enz con Draven in mano è molto pericoloso. E invece gli Sparks cosa bannano? Su? Gli Sparks cosa bannano? Gli Sparks dalla loro... veramente andrei semplicemente a rimuovere flex pick. Ah, proprio diretto flex pick, anche se sei sì, red side puoi proprio reagire. Perché sei red side. Ok. Però puoi sceglierne due, se ne lasci di più aperti. Abbiamo visto che non è obbligatorio. Puoi dare priorità alla corsia inferiore e giocare intorno a quello. Ma signore e signori, entriamo effettivamente nella quarta e ultima selezione campioni di questa serata, con Draven che è il primo ban dei MOBA Rogue. E Yumi. Questo non ci stupisce. Viene bannato Jarvan nei confronti di Robin quarto, quindi vanno proprio per i comfort pick, ve li banniamo. Ok. Yumi rimossa red side. Quello mi sorprende un pochettino. Gli Sparks temono la possibilità di click di andare ad inserire Yumi nella corsia inferiore. E tutto sommato, considerando quali sono i punti di forza di click, ok? Stiamo parlando di un giocatore che adesso milita come supporto, ma per lunghissimo tempo ha giocato in giungla, per lunghissimo tempo ha giocato in corsia centrale. È un giocatore che conosce la mappa. E se dai a un giocatore di questo calibro un campione come Yumi, allora ti ritrovi in una situazione dove rischi delle impostazioni che non sai prevedere e non sai leggere. O non sai effettivamente affrontare, perché comunque è un campione che, non essendo uscito da moltissimo tempo, ci vuole del tempo per abituarsi effettivamente sia come giocare un campione che come giocarci contro. Silas Open. Ok. Però okay. Bannati Ryze e Irelia. Appunto, ti dice Aatrox Open, ci siamo dimenticati di Aatrox. Questo è grosso. Loccato. Immediatamente loccato da parte di Mobarog. Questo però vuol dire che gli Sparks possono andare a selezionare loro stessi quel Silas di cui stavamo appena parlando. Preferisco Aatrox in questa patch. Aatrox penso che in questo momento sia in uno stato solidissimo come campione, e Aatrox, a differenza di Silas, è un efficace triflex. Vero. Silas giungla non lo si vede più. Silas è un B-flex al massimo. Puoi metterlo top o in mid lane, massimo. Va arriva loccato, Silas. Giustamente, perché vuoi tenere anche sotto controllo la draft avversaria. Devono adesso i Mobarog stare un attimo attenti a livello di che cosa selezionano a livello di ultimate. Non puoi piccare troppe ultimate aggressive, se non dai risorse a Silas gratuitamente. Per il late game però, perché sì, chiaro, assolutamente. Silas, se vuole essere davvero utile contro una composizione che vanta tante supreme da combattimento, allora deve aspettare il livello 16 e il terzo rank della suprema. Nico, doppio flex. Arriva effettivamente il doppio flex, ma uno di questi è Nico, e Nico è interessante. Perché Nico è flessibile
oltre la draft stessa. Finché non entri in partita non sai che Nico ti troverai ad affrontare. Se quella con basata sul potere magico e sul potenziamento glaciale, oppure se quella invece basata sul press di attack, sull'attacco fisico. Non sai attualmente la corsia dove verrà inserita. Arrivano Xayah e Rakan alla fine per counter e click. Mi piace come scelta. Questo probabilmente forzerà Sivir nelle mani di Enz per andare a giocare il matchup Sivir-Xayah, che attualmente abbiamo visto effettivamente sempre vincente per Sivir, se non sbaglio. Sembrerebbe. Ah no, scusami, no. My bad. Prima era Varus, non era... Avevo confuso i tiratori nella partita precedente. Allora, adesso vediamo. Rakan. Sai, Rakan, quello sì, sensato. Confermato. Ok, allora, adesso Sparks della loro hanno già due flex pick, quindi non mi aspetto vogliano andare a rivelare la loro effettiva posizione. Prendi Sivir, chiudi in maniera comoda questa parte di draft. Più che altro perché sennò rischi di fartela bannare. Esatto. Quindi... non abbiamo considerato che quel Sylas potrebbe essere il Sylas di Ephias. E che quindi... No, no, aspetta, non sono serio. Red Side, gli Sparks potrebbero puntare all'ultimo counter pick... E abbiamo un altro flex pick della loro. Gli Sparks stanno proprio facendo pesi, non lo so davvero. Bravi. È una draft che non rivela niente da parte degli Sparks, mentre invece quella di Mova Rogue già dà qualche idea per quanto riguarda la corsia inferiore, Xayah e Rakan. E Aatrox tende a giocarla in solo lane solitamente. Il flex in giungla viene utilizzato. È molto forte, eh? È la molto nuova passiva che non sia forte, sia ben chiaro. È piuttosto un lo vado a utilizzare come possibilità e necessità se necessario. Sì. Se è più forte un counter pick che poi io posso selezionare sulle due solo lane. Adesso ban per quanto riguarda i Moba Rogue, rimuovono Kai'Sa, ti rimuovono tiratori. Giustamente. Rogue. Hai un triflex da parte degli Sparks dove ogni campione può essere virtualmente giocato in ogni corsia? Letteralmente ognuno di quei tre campioni può essere giocato supporto da parte di Ephias. Questa è la cosa che più mi preoccupa. La draft in 9.10 per Cristo è un parco giochi. Sì. È troppo comodo per lui cercare di giocare intorno a quello. Viene limitato Rulshen, però potenzialmente, quelli sono ban sprecati se dovessero optare per Aatrox in giungla. Bannata Rek'Sai. Okay. Adesso, selezione da parte degli Sparks. Un altro flex pick, dai. Twisted Fate. A questo punto... tanto vale, mettiamo... Ma sai che non è male attualmente come campione Twisted Fate? Come Così hai due campioni... No, Lucian. Lucian per Enz. Ok, molto aggressivo. Stavo dicendo, metti Twisted Fate e Nico, così hai due campioni che finché non sei in partita non capisci nulla di quello che andranno a buildare e non sai neanche bello. Che rune usare. O in che ruolo sono, effettivamente. E quello lo vedi in draft. A 20 Twisted secondi viene lockato. Si scambiano tanto. Ah, dici tu. Ok. Legittimo. Ultimi due pick per i Moba Rogue che dalla loro giocano molto più sullo standard. Rulshen va a selezionare Elise. E adesso vedremo la geolocalizzazione di quell'Aatrox sulla landa. Di sicuro non è giungla, quindi sarà la solo lane. Ma contro chi? Contro chi? Perché contro chi non lo saprai in realtà. Sì, e dove fine. Decidi di metterlo? Ah, mancano magari in frontline i Moba Rogue, quindi andare a mettere qualcosa di coriaceo potrebbe andare a favorire la loro posizione in partita, perché dall'altro lato... Ok, Dr. Matt va per il Zoe, vanno per il comfort, vanno per la sicurezza e quindi quell'Aatrox sarà in corsia superiore in mano a Glebo. Ultimo pick da parte di Sparks per decidere come concludere la draft. Cosa ti aspetti? Allora, mi aspetto a questo punto Nico in corsia... Oh mio Dio. È difficile. Nico in corsia... centrale ed è Sylas o Nautilus il support, maledizione. Allora abbiamo Sejuani, sì, abbiamo Sejuani in giungla alla fine per gli Sparks, un picco umano ogni tanto che ci aiuta un attimo a mettere le idee in ordine, e abbiamo Nautilus support e Nico in corsia centrale contro Zoe e Sylas in corsia centrale contro Zoe e Nico in corsia superiore. Ok, adesso scambiano di supporto e top laner. Giusto per trollarci un po'. No, allora, il punto è che Nico effettivamente è un buon matchup contro Aatrox. Sì. Puoi gestire molto bene la fase di corsia. In entrambe le tue forme, in realtà, potrebbe essere una Nico AP per giocare il classico
doppio danno magico sulle solo lane in modo da gestire poi la mappa e le side lane. Alla fine sarà Nico Toplin. Sì, confermata finale. Nico Toplin contro Aatrox. Sylas verrà giocato da Libreed. E Libreed effettivamente, non dimentichiamo il Sylas che ha tirato fuori in finale contro i Samsung. Gran performance da parte sua. Che letteralmente va contro Corki stesso e dice: ehi, posso giocarlo contro Corki? So come giocarlo contro Corki. È stata una bella scommessa, l'ha messo nel post partita. Era la prima volta che affrontavo quel matchup in una partita seria. Nautilus Lucian per la corsia inferiore. Questo è particolare e particolarmente aggressivo da parte degli Sparks. Sì. Comunque tu stai investendo su Lucian. Contesto su Lucian. Lucian effettivamente, da quando è avvenuto il buff al Predatore d'Essenza, ha abbandonato completamente la build da mid game. Lucian, grazie alla sua passiva, il pistolero illuminato, mantiene comunque la Lama del Re in rovina come primo acquisto, ma da lì in poi va immediatamente verso il Predatore d'Essenza e verso lo scaling sulla possibilità di critico. Mid game non è neanche meno solido di prima, perché il Predatore d'Essenza è dannatamente forte come oggetto adesso. Quindi può giocarsela anche sul lungo termine. Ovvio, Xayah e Rakan hanno una capacità di gestione dei teamfight semplicemente enorme, ma Lucian può dire la sua. E poi Enz a giocarlo, uno dei suoi migliori campioni. Più che altro è anche quello che è il sustain di mana e vita. Uno dalla parte della Lama del Re in rovina, che ti continua a curare su ogni altro attacco. E poi l'Essence River, che ti permette di ottenere mana su mana. Sì. Quindi hai questa possibilità di fare quei trade veloci di Lucian per poi ritirarti e recuperare sia mana che vita. Per Lucian è una manda dal cielo durante le fasi centrali di partita. Vuol dire non dover tornare in base finché non è strettamente necessario. Alla fine è Nico AD sulla corsia superiore. Okay. Quindi allora, contesto, perché io avevo parlato sì di Nico AP, ma effettivamente Nico AD è la forma più efficace contro Aatrox per la fase di corsia. Il punto è che Nico AP ti avrebbe permesso di complicare l'itemizzazione avversaria nella fase di transizione dall'early al mid game e ti avrebbe permesso di giocare in maniera più reattiva intorno allo spostamento della tua corsia inferiore, perché a quel punto, se tu giochi la doppia solo lane basata su potere magico, questa è una veloce spiegazione perché è una cosa che vediamo spesso in competitivo, la tua bottom lane a quel punto, essendo la fonte principale di danno fisico, fa da metronomo. Dove tu sposti la bottom lane, sai che gli avversari non sono pronti a livello di itemizzazione nell'early to mid game ad affrontarla. In questo caso invece entrambe le side lane hanno danno fisico e alcune responsabilità vanno invece sull'Hybrid. Vedremo come Robin andrà a gestire l'early game con la sua Sejuani. A breve dovremo anche essere in partita, i giocatori sono già pronti. E ci siamo, signore e signori, siamo sulla LAN degli evocatori per quello che è l'ultimo match di questa serata, con i MOBA Rogue dal lato blu della mappa e i Campus Party Sparks dal lato rosso. E su questa panoramica del Rift la parola passa a voi che ci state seguendo da casa. Abbiamo una pausa. Abbiamo una pausa e ne approfittiamo per rivelare una sconcertante verità. Già dalla prima giornata di campionato la Twitch chat ha superato noi caster. Sì. Noi caster c'eravamo uniti nell'andare a telegrafare la vittoria dei Samsung Morningstars nella partita precedente, mentre la Twitch chat, palesemente superiore per capacità analitiche e di giudizio nei confronti del team, ha optato per i Raccoon. I Raccoon portano a casa la vittoria, portando così la Twitch chat in vantaggio per 3-2 su ogni singolo caster. GG Twitch chat. Bravi, non gli si può dire niente. Oh, però io sono ancora secondo, quindi a me va benissimo così, non sono comodissimo. Però sei secondo, bro. Primo dei perdenti, tecnicamente. Non so cosa sia peggio, ma ne discutiamo dopo. Allora, per quanto riguarda la partita, invece, riimmergiamoci nella partita in questione. Stavo guardando i vari setup di rune. L'Hybrid va per il Conquistatore in corsia centrale e teletrasporto. Questa è una cosa che mi piace, perché sulla chiusura della fase di draft, ancora l'Hybrid aveva l'Ustione dalla sua. Ustione non ti permette di giocare agilmente 1-3-1, cosa che invece con Nico e Sylas avresti potuto fare in comodità. Sejuani e Nautilus sono delle ottime fonti di disingaggio per il trittico centrale se vuoi andare a giocare sulle sideline. Già. E quindi gli Sparks vanno alla fine per il teletrasporto sulla corsia centrale. Dall'altro lato, Dr. Matt sta giocando Zoe. Che Matt è veramente tanto bravo con Zoe. È uno dei suoi migliori campioni, l'abbiamo visto più e più volte trovare grande successo con questo campione, trovando anche delle solo kill con questo campione. Quindi in fase di corsia mi aspetto Sylas giocare molto passivo, basarsi principalmente sul farm, sul depushare l'ondata di minion in entrata. Anche perché è l'Hybrid, è piuttosto affine al suo stile di gioco. Sì, ma questo permetterà in generale al team dei MOBA Rogue
di poter aggredire facilmente la giungla avversaria. Hai Elise che avrà la costante priorità sulla corsia centrale. Questo vuol dire costantemente poter invadere, anche magari accompagnato dal proprio compagno. Ok, ci sta. Quindi è qualcosa che di cui devono tenere conto. Robin Quarto, ok, a Sejuani è difficile da battere una Sejuani in early, eh? Sì, con ma... la scossa di assestamento non è roba da poco. Sono parzialmente d'accordo. Voglio dire, sono d'accordo sul fatto che la scossa di assestamento ti offra un'eccellente finestra difensiva, ma è altrettanto vero che la combinazione di lockdown da parte di Zoe ed Elise con elettroshock è veramente difficile da gestire. Elise ha tantissimi danni flat e soprattutto dal livello 3 in poi può contare su 6 abilità sul suo kit di base. Questo è vero. Quindi questo è assolutamente vero. Certo, il rappel non è un'abilità che ti porta a far danno, ma è un'ulteriore forma di sticking power nei confronti di quella Sejuani, che nell'early game avrà solo la carica, l'assalto artico come strumento oltre al flash per salvarsi. Vero, anche quello. Vedremo, vedremo, signore e signori. A breve dovremo tornare all'interno di questo match, il quarto match di questa serata. Eccoci qua, eccoci qua. Mobarog contro Campus Party Sparks. Dobbiamo All chiamare gli hashtag. Right. Sì, voi Twitch chat. Fateci sapere la vostra e ormai noi ci affidiamo a voi per le prediction. Hashtag MORWIN se ti fate per i Mobarog o hashtag SPKWIN se ti fate per gli Sparks, i Campus Party Sparks. Ah, vedendo le draft è difficile dare il mio hashtag. Perché sono delle draft, secondo me, ben articolate e amboilati. Il fatto è che gli Sparks sono... secondo me un attimo più flessibili, mentre quello che è la draft dei Mobarog è molto semplice ed efficace di impatto, gli Sparks si possono secondo me adattare meglio durante la partita, dipendentemente dalla situazione, da dove sta l'equilibrio, gli Sparks sono in grado di riposizionarsi su questo equilibrio, i Mobarog faticano un po' di più. Dottor Matt, intanto già vediamo opera di wave clear da parte delle sue stelle vaganti, l'Hybrid invece già aggressivo, e l'Hybrid qui si è inserito benissimo. È bello vedere due Sejuani. Tra l'altro effettivamente trasformandosi in Sejuani è un campione corpo a corpo. È un campione corpo a corpo e quindi aiuta Sejuani con il proc di permafrost. Eh già. Bellissimo. Finalmente un utilizzo della passiva di Nico. Ah, perché ha una passiva. Rulshen lo vediamo invece sul lato inferiore della mappa. Il tipico potenziamento rosso Krug che ormai vediamo sempre più comune, perché è un pat di giungla che oltre a massimizzare l'efficacia, l'efficienza monetaria del giro, va a evadere alcuni dei pattern principali di visione da early game in competitivo. Adesso richiamo base immediato, si sposterà sul lato del blue buff per andare a conquistare quel lato di mappa e anche per andare a prendere l'arco granchio. Assidi estremamente aggressivo nei confronti di Glebo, trova il proc, l'attivazione di attacco sostenuto. Assidi è contento così, non continua a mettere pressione sull'avversario. Non ne ha bisogno per lui semplicemente. Quello che importa in corsia è la priorità. Corsia inferiore. Enze e FS se la giocano abbastanza tranquilli contro counter e click. Un pochino in vantaggio di pressione in Mobarog. E questo però non volge totalmente a loro favore, perché vorrebbero essere in una posizione comoda per aggredire. Enze li scopre. Qua viene ingaggiata per mano di counter. Xayah dotata di più danno. Grazie. Non vuoi scambiare a livello 2 contro Xayah Rakan? No. Hanno troppi strumenti della loro. Senza considerare il tempo letale. Semplicemente gli Sparks accettano che questa ondata di minion dovranno aspettarla sotto torre. Sì. E quel minion cannone lo prende per un La prende, la prende. Rulshen in corsa superiore. Assidi adesso verrà aggredito. Viene nocappato per mano di Glebo. Costretto immediatamente a un flash difensivo. Bella però idea. Bello spostamento da parte sua. Effettivamente lo porta ad annullare. Oh no. Ok. No, non è in gittata i rappel. Sicuro? Doveva effettivamente posizionarsi correttamente Luce. Cioè, se era posizionato in un angolo giusto, sì, poteva arrivarci a pelo. Intanto abbiamo il ritorno in base da parte del mago scatenato di Hybrid, mentre Sejuani era lì di passaggio. Punti interrogativi, i due jungler si sono appena visti, scambio di occhiatacce e di ping sulla minimappa. Assidi, nonostante l'assenza del flash, continua a mantenere pressione sulla corsia superiore. Forte della presenza di Sejuani in zona, ma potrebbe non essere una grande idea, non c'è visione su Elise da nessuna parte. Rufshen però è appena stato spingato da parte degli Sparks. Assidi subisce la combo da parte di Aatrox, arriva il cocoon, arriva il primo sangue!
per mano dei Mavarog. Nel frattempo corsia inferiore, Enz aggredito, counter porta a casa la kill. Efias, nonostante la scossa di assestamento, subirà un po' di danno. Glebo quasi eliminato per mano di Libri del Robin. Qua situazione pericolosa, Libri d'aggressivo, flash in avanti per portarsi a casa la kill. Robin trova il permapro su Rulsen, si salva grazie al flash. No, non ce la fa per un pelo. Dottor Matt all'inseguimento, dotato di ben due flash per fuggire contro gli avversari. Il suo è quello trovato per terra. Librida ancora in piena salute, potrebbe rischiare non poco contro Rulsen. Si avvicina Asidi. Glebo è tornato. Glebo è tornato col teletrasporto, proprio come Asidi. Queste sono kill in mano ai Mobarog. Una serie di uccisioni. 4 a 1 per i Mobarog. Inizio disastroso per gli Sparks. Sparks cedono in zelo, specialmente Asidi. Asidi su Nico aveva un posizionamento stracriminale sul lato superiore della mappa. Continui a overestendere la tua visione situazionale. Sai che Elise e Aatrox hanno un'ottima capacità di lockdown e tu, nonostante tutto, sei lì. Sei lì, cedi il primo sangue alla composizione avversaria e poi questo scatena una serie di sfortunati eventi che porta i Mobarog a conquistare 4 kill di vantaggio. Bravissimi. Bravo Rulsen. Mi è piaciuto tantissimo come continuasse a danzare dentro e fuori. Rivediamo l'azione, perché Glebo trova il lockdown grazie alla catena infernale. Inoltre lo spostamento va a vanificare la possibilità di fuga. E in corsia inferiore Enz è semplicemente trovato fuori posizione. Ha anche distrutto tutta la cura in tutto ciò. Aia. Ah, intanto top lane è morto Aatrox. Sì. Gank da parte di Robin. Easy peasy, lemon squeezy. Non avendo il flash, Glebo era facile preda di una gank di Sejuani e Nico. Hai troppi controlli da concatenare. Rulsen però sul lato inferiore della mappa. Cosa? Chi sta facendo? Sono confuso. Tranquillo, va bene così. Va bene così. Vogliono cercare il dive, trovano possono il anche permetterselo, trovano un knock-up nei confronti di Efias. Nel frattempo in corsia, cioè sul lato inferiore dello schermo, potete vedere quello che è stata la morte di Glebo. Trovato il lockdown su Efias, potrebbero trovare i controlli. I danni ci sono, alla fine Efias cade per mano di Dottor Matt. Dottor Matt che aveva raccolto un GLP 800, cosa che gli permette di danneggiare e rallentare gli avversari. E la dea bendata va a baciare nuovamente il mid laner dei Mobarog, che così porta il suo team sul 5-2. Porta il suo team su una pressione micidiale sulla corsia inferiore. E te l'ho detto che counter e click sono una minaccia da gestire. Sono pazzeschi come giocatori presi singolarmente. Messi insieme in bottom lane, tanta roba. Corsia superiore, Asidi ancora in svantaggio, i livelli nei confronti di diretto avversario. Utilizzata la catena infernale per conquistare un minion dalla distanza. 2000 gol di vantaggio per questi Mobarog. Adesso l'Hybrid semplicemente aspetta che l'ondata arrivi sotto torre. L'ha preso il carretto, ok, sì. Di passiva. Pelo pelo. Guardate, questo è un Sylas che è ancora wave clear. Adesso Asidi sul lato superiore della mappa è più tranquillo e pacato sugli spostamenti, finalmente. Gambari del Berserk è per lui, abbiamo una lama singola, ovviamente il suo primo acquisto in forma da potere fisico sarà la lama del Re in rovina. Glebo però adesso ha una priorità piuttosto aggressiva, riduzione ricarica per lui grazie alla gemma infuocata. Sejuani si sta spostando sul quadrante superiore, però sembra voler dare attenzione alla corsia centrale. Lente dell'oracolo, quindi sa che non c'è visione su di lui. Libri potrebbe... nel frattempo continua a giocare. Non l'hanno spottato. No, per un pelo non l'hanno spottato. Robin qua attenta all'invasione su questo blue buff. Ha visto qua tentativo ingaggio. Rufgen troppo fragile. Questo potrebbe essere uno shutdown per questa Sejuani. Trova il danno necessario. Arriva la ultimate. Potrebbe arrivare il danno sufficiente. Per un pelo si salva grazie allo smite. Arriva Glebo dalla corsia superiore. Dottor Matt porta a casa la prima kill. L'Hybrid in fuga contro l'avversario Glebo. Rufgen si salva per un pelo. Ancora una volta peccano di zelo gli Sparks e i Mobarog vanno a punire, avvoltoi, vanno a banchettare della carcassa degli incoscienti avversari che si avventurano nel deserto. Bravi Mobarog! Dall'altro lato gli Sparks stanno giocando in maniera molto scomposta, eh? Più che altro Sejuani e Robin era veramente convinto di poter uccidere Elise. Abbiamo visto il danno c'era effettivamente, ma è bastato lo smite sul blue buff per curarsi, per baitare Robin. E ha dato tempo a Dottor Matt di arrivare giustamente in tempo.
Adesso corsia inferiore e counter click sono in priorità tranquillissima nei confronti dei diretti concorrenti. Per counter, aver ottenuto riduzione ricarica gli permette di sfruttare molto più agilmente le proprie abilità nei confronti di Lucian. E non voglio azzardarmi a definire Xayah uno spellcaster, perché comunque Xayah ha un enorme componente DPS basata sugli attacchi base. Però Xayah comunque molto del suo kit in fase di corsia orbita intorno alle abilità. L'hybrid lo vediamo in corsia centrale invece con lo stesso pattern che avevi anticipato e descritto tu in fase di draft. Semplicemente accomoda e accomoda e accomoda. Rushen qua che va a spottare i propri avversari con quello che è un semplice ragno esplosivo. Sejuani è dimagrita tantissimo di recente. Sì, non so come quel minion l'abbia preso effettivamente. Poco importa però. Gli Sparks qua. Guarda counter! Counter sta letteralmente uccidendo sotto torre gli avversari. Ok. Mamma mia counter. Sta giocando veramente bene. Lo sai come la penso io su counter? Penso che è in assoluto uno dei migliori, se non il miglior ADC italiano. Oh mamma, i danni di Matt. Matt comincia già a fare tanto male con quel capitolo perduto e quelle quattro cariche. Prima torre conquistata da parte dei MOBA Rogue. A 10 minuti oltretutto. E una gold lead di 3500 e vanno anche per il drago dell'oceano al decimo minuto. MOBA Rogue sono in controllo totale dell'early game. Qua. Facile preda questo drago oceanico. 3-0-2 Elise, 2-0-1 Dottor Matt. Situazione tragica per questi Campus Party Sparks, che adesso ruotano correttamente in maniera preventiva. L'hybrid qua subito prontamente schiva il cocoon di Rushen. Click si sposta per rimuovere. Adesso l'hybrid conquista per sé la suprema di Rakan, la toccata e fuga, ma non c'è possibilità di ingaggio da parte degli Sparks. Le risorse nemmeno dei MOBA Rogue sono troppo ampie. Il problema è Rulfshen, perché Rulfshen siamo all'undicesimo minuto di partita con un Elise 3-0-2 che ha già completato la gemma degli echi runici. Sì, dall'altro lato anche Robin ha la sua gemma completata, ma l'impatto degli echi runici in questo momento del gioco su un Elise è troppo grosso a livello di early game. La donna ragno, la nostra Spider-Gwen, torna ad essere la regina dell'early game e questo si fa sentire sul macro game degli Sparks, che è stato totalmente vanificato. Qua Epia stenta il disingaggio nei confronti di Click, trova il lockdown, si salva, no, perché viene immobilizzato da parte di Counter e poi da parte di Rushen, che si prende la kill con un ultimo morso nella sua forma ragno. Questo vuol dire messaggero della landa gratuito. Counter pitagorico, riesce a triangolare alla perfezione le sue piume in modo da immobilizzare Efias nel suo tentativo di fuga. Click con il salto attraverso il muro va a detonare il bulbo esplosivo. MOBA Rogue in controllo totale. Counter sta facendo una partita fuori di testa oggi. Con Rushen che stupisce e non poco. Glebol nel frattempo aggredito sulla corsia inferiore per mano di Acidi. Normale. Acidi, con il vantaggio della gittata, può permettersi di aggredire senza problemi l'avversario. Inoltre Glebo è andato subito per il flagello. Non è andato per il rush del 20% di riduzione ricarica, cosa alla quale siamo invece abituati su Aatrox per la fase di corsia. MOBA Rogue in corsia superiore, la rotazione della loro bottom lane ha portato il controllo sull'obiettivo neutrale e poi sulla struttura grazie ad esso. Ma non riescono a chiudere, semplice cannonata di cristallo da parte del messaggero. Però sono tre placature che vanno, queste sono ulteriori risorse che finiscono in mano ai MOBA Rogue. Non è qualcosa da sottovalutare, sono 4000 ore i gol di vantaggio nei confronti degli Sparks. Acidi aggredito qua, va per l'aggressione nei confronti di Acidi, costretto al flash difensivo immediato. Glebo dotato di ultimate attivata per non solo aumentare il suo danno, ma anche aumentare il suo sustain. Fa paura Aatrox appena inizia ad inseguirti con la sua suprema, e non solo se sei un minion. Dottor Matt, corsia centrale, va tranquillamente a pulire le ondate accomodate sotto torre. La sua Zoe è tranquillissima in questo scenario. Leggermente outfarmata, oddio, leggermente. Due ondate di vantaggio per l'hybrid sulla corsia centrale, ma poco importa perché Dottor Matt ha avuto una pressione di mappa nettamente superiore. Corsia superiore, invece, counter. Risorse locali in solitaria. Counter è già arrivato in quella zona di gioco dove non deve preoccuparsi di niente. Intanto ha il tumulto di piume, il flash e la cura, potrebbe tranquillamente fare uno contro due attualmente. Nel senso che può posizionarsi in un modo che può farmare e essere sotto minaccia di ingaggio avversario. Non lo subirà l'ingaggio. Da parte di chi? Nautilus potrebbe provare, ma non ci riesce. L'abbiamo visto prima come
la Suprema di Nautilus ogni tanto vada a interagire in maniera bizzarra con Xayah. Bisogna stare attenti quando la usi. Chiaro, chiaro, hai comunque l'ancora, l'autoattacco. Però Nautilus per adesso non è lì, cosa che porta Counter a trovare priorità sulla struttura. Hands cerca il wave clear dalla distanza, ma purtroppo Lucian è uno di pochi tiratori adesso. Oh mamma, Counter! Aggressivo, tumulto di prima da parte di Counter. Trovano l'ingaggio, trovano il lockdown su Efias, grazie anche all'arrivo di Click. Bello il cocoon di Rufshen, che gli permette di trovare il danno e portano a casa la kill. Rufshen! Rufshen è davvero bravo con Elise. È grosso proprio! 5-0-2, 14 minuti, tra poco 15 di partita. Ha partecipato Elise al 90% delle kill. Spalle grandi come una casa per lui. Che bella performance da parte di questi MOBA Rogue. Davvero, sono un team compatto, sono un team coeso, sono un team con uno shot calling marcatissimo. Vedremo se questa cosa continuerà durante tutto il campionato, ma se questa è la premessa ci saranno belle sorprese. Adesso l'hybrid wave clear in corsia centrale per lui, non può impostare nulla, quindi adesso gli Sparks si siedono, si calmano un attimo, cercano di leccarsi le ferite di quanto è successo finora. Ma quanto è successo finora? Sono 5.000 gold di vantaggio in 15 minuti di partita. Non è facile riprendersi da questo. Per niente, perché nel momento in cui è un vantaggio... Allora, facciamo proprio a livello pratico. I MOBA Rogue hanno 27.000 gold. Sì. Gli Sparks 22.000. Occhio a Glebo. 5.500 gol di vantaggio quasi. Qua Glebo isolato da parte di Acidi, Robin e Efias. Efias lancia la ultima sottotorre dopo che Glebo ha già usato il flash. Discutibile come utilizzo di ultimate. Abbastanza sprecata. C'è la montagna. Arriva la cavalleria. Arriva qua un possibile ingaggio. Acidi qua che viene aggredito, invece sarà Robin a essere aggredito. Efias subito va a bloccare il povero Click. Il danno però da parte di Counter arriva finalmente. L'hybrid che prova a proteggere i propri alleati. Matt dalla distanza con quella Paddlestar. Acidi blocca Dottor Matt e Glebo continua a inseguire i propri avversari. Questo sarà facile drago della montagna per i MOBA Rogue. Sì, perché se da un lato il 5 contro 5 si è trasformato in un niente di fatto a livello di kill sul tabellone, dai MOBA Rogue priorità assoluta sul lato inferiore di mappa. Riescono anche ad andare per il furto del guardiano di quarzo avversario. Counter felicissimo con un potenziamento blu dalla sua a incrementare quella che era già la buona rigenerazione mana donatagli dal drago dell'oceano e dal predatore d'essenza. Vanno per il drago, trovano il drago. Secondo drago da parte di MOBA Rogue e adesso si spostano su un vantaggio che stavo giusto per dire prima. È quasi al 20%. Il 20% di d'oro di vantaggio spesso significa una condanna a morte. In realtà è più del 20%. 6.000 gold. Sono il 20% di MOBA Rogue. Su 24? No, allora. Ah, ok. Nei confronti di MOBA Rogue hanno 30.000, gli Sparks ne hanno 24. Ok, ok, ok. È il 20% dei gol dei MOBA Rogue. Ok, ok. Lo dico così, così è più preciso. Glebo adesso in corsia superiore va ad inseguire Efias, però semplice ancora difensiva per lui. Acidi, grossa ondata di minion, buona la velocità d'attacco, immobilizza il top laner nemico. Ma riusciranno a prendere la torre? La risposta dovrebbero riuscire. Sembra essere no per ora, ma la prossima ondata dovrebbe andare, sì, anche perché cade. C'è Robin che si sta spostando sulla corsia superiore insieme ad Efias. Il fatto è questo. Ecco, infatti. Come pensano di scalare effettivamente gli Sparks? Perché ora arrivare nelle fasi più avanzate di partita è difficile. Hai dato dei campioni che non solo sono nei loro comfort, ma sono effettivamente forti nella fase centrale più avanzata di partita. Ai MOBA Rogue. Non dico che scalino da dio, ma Elise scala male in late game. Allora. Però hai Xayah che scala bene. Hai quella Zoe che scala bene. Glebo diventa un mostro con Aatrox. Sono d'accordo, ma comunque ricordiamo una cosa. Quello è Lucian da critico. Quello è Lucian che andrà ad accumulare tra il 50 e il 75% di possibilità di critico, okay, nel late game. Abbiamo comunque il late game di Sylas contro un team che però non ti sta dando tanto a livello di supreme. Quindi quello l'hai limitato molto con un'ottima draft da parte dei MOBA Rogue. Efias salvo. Ingaggiato, subito si sposta difensivamente con una buona ancora. MOBA Rogue che tengono sotto controllo questa situazione. MOBA Rogue vogliono semplicemente giocare in maniera tranquilla all'early game. Ormai per loro, piccolo errore di comunicazione, vanno a piazzare sia un lume di controllo che a utilizzare la lente dell'oracolo in corsia centrale, ma sono veramente inezie.
Ti stavo dicendo, per loro da qui in poi diventa un non diamo risorse agli avversari. Siamo già in vantaggio, abbiamo un ottimo scaling dalla nostra, giochiamocela così. E la differenza tra Elise e Lee Sin come campioni d'early game è che Elise ha la possibilità di cercare il lockdown esponendosi molto di meno. Un bozzolo, oltre ad essere un'abilità di base a differenza del calcio del dragone, lo puoi utilizzare dalla gittata. Se non va bene ti allontani, fine. Mob e Rogue vanno per la pressione strutturale. Giustamente, attualmente non c'è niente da fare. Prendono la torre con grande facilità. E... Ah no, era una cura di Dr. Matt. Ok. Sì, no, aveva raccolto la guarigione Dr. Matt prima, stava per scadere. Tranquillo, tranquillo. No, ho visto la cura, ho detto, aspetta. Perché c'è la counter? Dico, no, non l'ha usato la counter, no. Vero? Tranquillo, tranquillo. Adesso Robin all'interno della sua metà campo, purtroppo molto poco d'impatto con questa Sejuani. Normale, voglio dire, Sejuani contro Elise, sai già che l'early game è in mano a Elise a livello di risorse del campione, a livello proprio numerico, sulla carta. Però potevi cercare delle imposizioni diverse. Dovevi leggere meglio quelle Elise e non sei riuscito a farlo. Adesso Robin qua spottato dal trinket rosso di Elise. Nume di controllo per negare visione avversaria. Tentativo di cocoon di Elise. Non serve chiudere, vuoi solo allontanare gli avversari dalla tua metà campo. Infatti così fanno. Click ha starnutito un'entrata trionfale all'interno del fiume, ma poco importa. Vanno a rimuovere i lumi di controllo nemici, vanno a prendere visione della zona del barone Nashor. E anche in questo vanno lodati i Mob e Rogue. Guarda la minimappa, guarda la visione. È tutta blu. I Mob e Rogue sono gli unici con la visione sulla mappa necessaria per affrontare gli avversari. Gli Sparks stanno giocando la cieca. L'entrata trionfale comunque di Click era per spostarsi subito perché stava per scadere i trinket. Ah, my bad, c'hai ragione. Assi di qua. È stato cancellato in 1v1 da Rushen. Rushen ha doppio oggetto di penetrazione. Qualsiasi avversario che non abbia resistenza magica è carne da macello. Assi di è stato veramente shottato. Che puoi fare? Non ha resistenza magica, è un campione fragile che comunque tiene i suoi 30 di resistenza magica e tu ne hai 36. Yeah! Bello, vanno per il barone Nashor. Giustamente, sei a 21 minuti, sei in vantaggio qua. Voleva una nata, quasi elimina Enzo, dottor Matt, dalla distanza. Quanti danni! Sono tanti. Enzo qua deve solo tornare a casa. Può permetterselo, è la domanda? Teletrasporto qua da parte di Glebo. Vuole unirsi al resto del team. Vogliono zonare gli avversari. Provano a immobilizzare questo dottor Matt. Costretto a blast difensivo. Catena infernale. Si lancia in avanti. Ultimo di Sejuani per bloccarlo. Robin non ruba alla fine il barone Nashor. Tenta lo steal. Non va a segno. Anzi, è un'altra kill in mano a Rulshen. 7-0. 2. Adesso counter va ad inseguire gli avversari. Glebo e Rulshen sono lì di fianco a lui. Viene immobilizzato. Tentativo di ingaggio, costretto alla fuga Asidi utilizzando il flash e il suo clone per ottenere velocità di movimento. Adesso all'assedio, all'assalto, i Mob e Rogue vanno per la corsia centrale. La struttura è fatta di ben poco meno che burro, nemmeno. È sciolto. E adesso vanno per la corsia centrale fino alla torre dell'inibitore e fino alla pausa. Abbiamo una pausa. C'è una pausa. Comunque, no, sembra essere già... Scherzavo. Ok, come non detto. Vanno adesso per la torre dell'inibitore che viene agilmente distrutta. Viene immobilizzato Epias. Annichilito! Distrutto! I danni dei Mob e Rogue sono troppo alti. Asidi tenta il wave clear nel frattempo in corsia inferiore. Inibitore in corsia centrale conquistata. L'ibrid va a rubare la ultima di Rakan. Bloccato dalla bolla della nanna di Dr. Matt. Questa Sejuani anche qua viene bloccata ulteriormente. Counter porta a casa la kill. Asidi utilizza il proprio stun per danneggiare Glebo, che però si può curare facilmente grazie alla sua ultimate. Atrox è divertente. Muore alla fine per mano di Asidi, ma poco importa perché il resto di Mob e Rogue va per la conclusione. Va ad abbattere in 23 minuti con 18 uccisione i Campus Party Sparks. Ladies and gentlemen, diamo il benvenuto ai nuovi Mob e Rogue. 23 minuti, Nexus detonato, Sparks mandati a casa a pezzi. Mio Dio! Wow! Mio Dio! Ok che avevamo delle belle aspettative per questo roster dei Mob e Rogue. Però mi hanno stupito. Rulshen è veramente un mostro. Allora, Rulshen è un mostro, ma anche sulla corsia inferiore, Counter e Click sono delle macchine da guerra. Io, quando ho visto quei due nomi, uno di fianco all'altro, ero così felice di vedere una corsia inferiore di quel calibro.
questo team ha appena distrutto gli Sparks non solo sulla mappa. Questo team ha appena distrutto mentalmente gli Sparks. Gli Sparks erano scoordinati, non riuscivano a sincronizzarsi tra di loro a livello di impostazione delle azioni. La draft non era neanche male, ma hanno risposto bene a livello di draft i MOBA Rogue, perché la loro draft era incentrata sul dare a Sylas quante meno risorse possibili. Infatti l'Hybrid non ha fatto nulla in questa partita. Zero. Purtroppo era troppo alta la pressione da parte di quel dottor Matt, e proprio per quello è stato strozzato fuori da questa partita. Gli hai lasciato Zoe. Sì, gli hai lasciato uno dei suoi comfort pick migliori. Riguardando alcune delle azioni principali, qui purtroppo Asidi, sarò sincero, non ha affatto convinto su questa Nico. Ove estensione per tutto l'early game, la prima volta va a perdere il flash, la seconda volta va a perdere la vita. Anche Enzo con questo Lucian non era convincente. Lucian contro Xayah Rakan non è un pick che mi fa impazzire, non è un pick che... Ok voler giocare sul comfort, ma hai bisogno di qualcosa di più prestante. In questo matchup dovevi giocarmi Sivir. Sì. Qua Rushen è stato bravissimo perché ha schivato lo stun di Permafrost di Robin Quarto con il Rappel all'ultimo istante. Quello è stato eccezionale. Che dire, Rushen, devo dire che la sua partita d'esordio, il suo battesimo del fuoco è stata una partita coi fiocchi. 10 su 10 questa Elise, è probabile che non la vedrà per un po' di tempo. Almeno finché tra un paio di patch non cambieranno forse alcuni equilibri. Ma Elise non è neanche nelle mire di bilanciamento generali, quindi... La considerano abbastanza onesta, perché comunque deve trovare questi early game esplosivi. E da parte di Rushen questo non è stato esplosivo, è stato una bomba nucleare. Mamma mia, i massacrati gli Sparks. E come hai detto tu prima, non solo merito suo, ma lui è stato il catalizzatore delle azioni. Sì. Su tutta la mappa. Counter si vede che torna in Italia con voglia di vincere. Questa è davvero una bella partita di bentornato per lui. E questa impostazione intorno al barone è una delle cose che più mi ha lasciato attonito riguardo lo stato di salute generale degli Sparks. Erano sparpagliati, erano confusi. Robin entra all'interno della tana del barone ma non riesce a trovare in tempo lo smite. Le tempistiche sono disparate nonostante il triplo lume di controllo, quindi avevano visione anche sulla nuca degli avversari qualora volessero grattarcisi. E non è bastato, non c'erano mentalmente, non era proprio sufficiente il loro livello di gioco. Qua è stata la conclusione, che è proprio stata una condanna a morte. L'assedio sulla corsia centrale, facile prendere da questa torre grazie a tutta la velocità d'attacco di counter. Però vedi, viene qui bloccato Efias, è il primo a morire e viene esploso. Cioè non hanno usato nulla di eccezionale su di lui, non è che hanno usato ultimate o risorse importanti. Anzi. E già qua ottieni la superiorità numerica. Vai a zonare totalmente Sylas grazie alla bolla della nanna. Poi è Sejuani la seconda a cadere. Sì, ma Sejuani ancora dalla sua puoi dargli il beneficio del dubbio tra tante virgolette, ma non lo so davvero. È stata una draft più che mal impostata, male eseguita in questo caso. Non avevi uno strumento per permetterti di gestire correttamente l'early game, perché alla fine, se ci pensi, era il classico... Io ho voluto ignorare quanto più a lungo possibile questo discorso, ma ci tocca purtroppo puntare il dito. 3 scaling lane, tank jungler. Sì, hai scelto male. Ogni volta che ci sono 3 scaling lane e un tank jungler nel mondo, un coreano decide di staccarsi da League of Legends e andare a giocare a briscola. Oh, Fortnite. Comunque, andiamo a rivedere, facciamo una carrellata di quelle che sono state le emozioni che oggi ci hanno regalato i vari team. Outplay the Clash Forge, vittoriosi contro gli avversari, quindi fanno un po' da senior di turno che vanno a bullizzare i nuovi arrivati all'interno del collegio, mentre Raccoon e MOBA Rogue vanno a ribaltare il tavolo delle prediction, portando a casa la vittoria contro entrambe le finaliste dello scorso split. Samsung e Campus Party Sparks sono stati distrutti oggi, non solo sconfitti. Proprio cancellati dalla faccia della terra, non me li aspettavo proprio. E adesso andiamo a vedere quella che è la classifica vera e propria. Perché effettivamente dopo la giornata di oggi abbiamo Outplayed, Clash Forge, Raccoon e MOBA Rogue nella parte alta, mentre gli sconfitti nella parte bassa. Una classifica da partita singola che si andrà a delineare meglio. È la prima giornata, è normale che effettivamente vediamo una struttura e una situazione del genere. Ma sai chi è il vero sconfitto della giornata di oggi? I caster. I caster si trovano a soccombere devastati dalla Twitch chat per un 4-2.
Io non... non lo so, forse dovrei cambiare lavoro. 4-2 la Twitch chat contro i caster. Umiliati, distrutti, devastati. La Twitch chat si rivela essere realmente i superior analyst e va detto in questo caso. Una chat di challenger nel vero senso della parola. Quando va detto, va detto. Che dire, è stata una splendida giornata e un'apertura col botto per questo PG Nuts. Livello altissimo di gioco da parte di tutti i vincitori e a questo punto non vedo l'ora arrivi la giornata di domani, dove a tenervi compagnia ci saranno sempre i sottoscritti. Ci vedremo domani alle ore 19 qui su PG Esports per la seconda giornata di PG Nationals Vigorsol. Signori, buona serata a voi e spero che sia stata una buona domenica.